di affettuosità politica e un misto, direi prevalente, di affettuosità rossonera. Allora, direi di essere indulgenti con il vecchio presidente del vecchio paralitico Milan se questa sera non parlerà un'ora e mezza, visto che questa notte lui, il presidente, non ha toccato letto. Sono lietissimo di essere qui, a parte la meraviglia con cui vengo sempre a Verona, e voi siete davvero fortunati, basta che vi giriate intorno per vedere in mezzo a quali bellezze avete avuto la fortuna di vivere. A parte questa meraviglia, sono soddisfatto perché qui a Verona, dopo alcune difficoltà iniziali, la nostra parte politica, il blocco liberale del centrodestra, ha trovato l'accordo nel presentarsi unita con un candidato che è il qui presente e sorridente Flavio Cosi, con un candidato vice sindaco che è Alfredo Meocci, con tutte le forze della Casa della Libertà convinte su un programma che è stato discusso da tutte e che è uscito come un programma completo, ma soprattutto concreto, concretissimo. Un programma che indica ciò che il sindaco e la sua squadra di collaboratori, che ha avuto l'assicurazione di poter scegliere a sua volontà tra le migliori persone che saranno disponibili per essere al governo di Verona con lui, bene, noi abbiamo indicato un programma di cose da fare che saranno fatte, perché una delle novità che ha rappresentato la Costituzione del centrodestra nel 1994 è quella di introdurre una nuova moralità nella politica. In politica con noi moralità non significa, e ci mancherebbe altro, soltanto non rubare, ma significa mantenere gli impegni assunti con gli elettori. Quindi noi siamo qui a corona a Tosi per garantire che saremo con lui affinché possa dotare Verona di tutte quelle infrastrutture che sono indicate nel programma, affinché possa dare a Verona delle attrezzature in più, mettendo gli occhi, i progetti e anche i finanziamenti necessari su aree che sono dismesse, come la ex cartiera di Verona, come l'ex arsenale, come gli ex magazzini generali, eccetera, che andranno ad arricchire ciò che Verona sa offrire e offre già ai suoi fortunati cittadini. Quindi il programma che voi leggerete, se non l'avete già letto, vi consiglio di leggerlo, vedrete che è un programma completo che tiene conto di tutte le esigenze che l'attuale amministrazione non ha saputo tenere presenti e soddisfare, e soprattutto nel programma ci sono tutte cose che la prossima giunta avrà modo di realizzare davvero concretamente e velocemente. Quindi io mi auguro che già la domenica prossima, da lunedì, si possa arrivare ad avere un cambiamento di governo della città e che al governo della sinistra, normalmente, ma dovunque, non solo Verona, fatto di molta immagine, di molta retorica, di molte parole e di poca concretezza da parte di professionisti della politica, possa avere un governo pragmatico, attivo, concreto, che vada al sodo e che perda poco tempo nei discorsi e nelle parole e che investa invece tutto il tempo disponibile nel fare le cose. Mi ha fatto molto piacere che l'indicazione del qui presente nostro candidato, io
avrei la voglia di chiamarlo già signor sindaco, ma poi il tempo di portare male, abbia fatto levare delle lamentazioni da parte dell'ordine medico. Sono stati tanti medici che ci hanno detto: va bene, sarà un ottimo sindaco per Verona, ma ci sottraete uno straordinario assessore alla sanità della regione. Questo va sul merito. Dato che dovevamo essere concreti anche nelle predizioni circa il risultato di domenica, io mi sono calato nella veste di aruspice di Vate. Ieri sera ho indovinato che Pippo Inzaghi avrebbe fatto il gol. Un giornalista poco fa mi ha detto: lei presidente è stato inquadrato dopo il secondo gol di Inzaghi ed era molto flemmatico, non si è neppure alzato in piedi, ha applaudito restando seduto. E gli ho detto: per forza, lo sapevo già. E allora la mia previsione, il mio vaticinio è: come minimo Tosi e la Casa della Libertà lunedì sera 53%. E Verona in Champions League. Ma non ci adonteremmo se fosse anche il 60. E poi ci ritroviamo. Piazza Eremita, buonasera, un caro saluto a tutti. Credo che si noti la differenza fra il consenso politico ed elettorale della Casa delle Libertà e il consenso politico elettorale della sinistra che amministra Verona. Se confrontiamo questa piazza, confrontiamo le loro piazze quando è venuto il ministro Passino. Allora, il presidente Berlusconi mi ha chiamato sindaco, io e tutta la campagna elettorale che giro con la mano in tasca per ovvi motivi. E no, io devo ringraziare ovviamente il presidente Berlusconi e Forza Italia per essere stato decisivo in quel momento, quella sera, a casa di Aldo per arrivare a questa scelta unitaria per la Casa di Libertà. Devo ringraziare Alleanza Nazionale e gli altri partiti della CDL per aver sostenuto questa scelta unitaria, che è l'unica scelta possibile per restituire Verona ai cittadini veronesi, per restituire Verona a un'amministrazione che amministri la città nell'interesse e avendo a cuore il bene dei cittadini veronesi. Bravo! L'amministrazione Zanotto, un'amministrazione più che di sinistra, un'amministrazione sinistra, che ha sinistrato la nostra città. Se pensate a cosa vi ha dato e a cosa vi ha chiesto l'amministrazione Zanotto, in 5 anni vi ha chiesto molto, perché ha aumentato da subito le tasse dopo 8 anni di amministrazione di centrodestra con l'ICI ferma per 8 anni. Il primo provvedimento che fece la giunta Zanotto nell'agosto del 2002 fu aumentare l'ICI. Poi aumentò l'IRPEF, poi aumentò la tassa sui rifiuti, poi aumentò la tassa sull'occupazione suolo pubblico, la tassa per le insegne pubblicitarie, il canone di concessione che pagano le società sportive per gli impianti sportivi. Tutto quello che poteva tassare e tartassare gli onesti cittadini veronesi l'ha fatto. E cosa ha dato in cambio l'amministrazione Zanotto? Perché quando le istituzioni chiedono qualcosa ai cittadini, qualcosa dovrebbero dare ai cittadini in cambio in termini di servizi sociali, di servizi sul territorio, di risposte sul territorio.